concentrazione massima, ed eccola la nostra atleta. Forza, forza Martina. Ci giochiamo dunque la prima chance da medaglia con questa finale dello scratch. Possibilità affidate e responsabilità affidate a Martina Fidanza. Il regolamento dello scratch, semplice, sono 10 km, dunque un totale di 40 giri. Ecco, pensate di vedere queste atlete impegnate in una prova su strada, perché il regolamento è proprio questo, è una volata conclusiva, o comunque chi taglia il traguardo per primo, perché non è detto che si arrivi in volata, c'è anche la possibilità di guadagnare un vantaggio, c'è anche la possibilità di guadagnare un giro rispetto al gruppo. In quel caso però non ci sono a buoni in punti o in secondi. Se guadagni un giro hai semplicemente 250 metri di vantaggio rispetto a tutti gli altri. Come in strada, al posto di essere da solo con 250 metri davanti al gruppo, sei a quel punto in gruppo, torni ad essere in gruppo, e quindi questo può essere un vantaggio anche nell'economia della corsa. Però nelle ultime apparizioni di questa disciplina mai o quasi mai abbiamo visto guadagnare il giro da un atleta o più atlete. Ecco, più atleti per grande gioia dei telecronisti, perché se chiaramente guadagnano il giro in due o tre, poi fanno una volata tra di sé all'interno, esatto, del gruppo. Eh sì, a quel punto chi prima taglia la linea d'arrivo, anche se sei magari a metà gruppo, ma vinci la prova. E lì devi essere bravo, Marco, a non distrarti. Eh sì. Mai, in pista ogni distrazione si paga a caro prezzo. Qui bisogna spendere il giusto e soprattutto farsi trovare pronte quando entriamo negli ultimi 5 giri, perché a quel punto diventa fondamentale avere la giusta posizione quando si entra nel vivo della corsa. E guarda Martina Fidanza, non so se hai già notato un po' i movimenti, sembra che sia già a controllare la valente, giustamente, cosa sì, che infatti, farei anch'io. Proprio questo ti volevo chiedere, Marco, perché bisogna anche prendere un punto di riferimento, no? Cioè fare la corsa, scegliere almeno un paio di atlete, e credo in questo caso siano le più esperte, sulle quali devi fare la corsa. Anch'io la farei sulla valente. Giusto. Tra l'altro non dimentichiamo che la Fidanza è anche una ragazza che ha un grandissimo spunto veloce. L'ha dimostrato anche in strada. Eh sì. Attenzione. E poi la ricordo con particolare gioia e affetto, perché devo dirti che ho corso tantissimi anni con il suo papà e mi fa un po' specie questa cosa, cioè eravamo gomito a gomito e adesso parliamo dei figli e nel suo caso della figlia. C'ha con la sorella Arianna che corre, sì, in bicicletta. Giovanni Fidanza è stato un grande del nostro ciclismo, una tappa alla Tour, al Giro, alla Tirreno, alla Romandia. E adesso la generazione Fidanza continua appunto con Arianna e con Martina. 32 giri alla conclusione. E possiamo dire inizio abbastanza tranquillo, sì, non stanno abbastanza andando veloce. Tattico per no, ora. No. Anzi, perché alcune atlete tirano metà pista, ma molte altre tirano 5-8 metri massimo. Qualche anno fa ci siamo tolti proprio nello scratch un'altra grandissima soddisfazione con Rachele Barbieri, che era in pratica una debuttante, sfruttando anche un po' l'effetto sorpresa, riuscì a bruciare proprio nella finale Eleanor Barker e Julian Dora, ragazze ben più esperte. Però sia la Barbieri sia la Fidanza, passami il termine Marco, ma mi sembrano due, per quello che abbiamo imparato a conoscerle in questi anni seguendole su pista, mi sembrano due belle vispe. Mi piace quando usi questo termine, vispo mi piace molto. Io credo che in questa prova la nostra Martina Fidanza, lo dico con tutta la scaramanzia del caso ovviamente. Bravo, ma non esagerare. No, ma possa, ma possa essere una delle grandi favorite, sai. Ho questo presentimento anche per come la vedo muoversi, molto sciolta, poco contratta, e è anche questo un aspetto importantissimo. Oltre alla valente, a me fa molta paura anche la britannica Nia Evans, anche perché le britanniche sia a livello di mondiali sia a livello di europei
hanno sempre ottenuto grandi risultati con Laura Kenny, con Eleanor Barker, con Emily Nelson, con Katie Archibald, fra l'altro proprio la Archibald, che è una dei pilastri del quartetto nell'inseguimento squadre, ha vinto l'ultima prova importante che si è disputata, vale a dire quella dei campionati europei Scratch, che è soltanto nel programma appunto della rassegna continentale e della rassegna iridata. Non c'è invece come prova singola, ovvero non assegna una medaglia nel programma olimpico, è inserita invece nell'Omnium. È la prova inaugurale nel programma dell'Omnium. Eccola proprio Nee Evans, anche lei fa parte del quartetto britannico, la scelta dei tecnici della Gran Bretagna di schierare lei e non la Archibald in questo scratch. Ce ne sono di atlete pericolose. Attenzione anche alla Kashihara, la giapponese, alta atleta, perché fin qui la prova non è stata velocissima e quindi anche lei è atleta che ha uno spunto di velocità importante. Va la regia francese ad inquadrare proprio in primo piano la nostra atleta, dunque segno evidente che anche i francesi, grandi conoscitori della pista, hanno scelto lei come una delle possibili favorite. Era il suo turno per tirare, è stata davanti praticamente 3,5 metri e ha cambiato giustamente. Molto attenta e mi sembra poco contratta, e la cosa è fondamentale per fare la scelta giusta e correre bene e non spendere energie, perché qua bisogna cercare anche di tenere una posizione buona senza farsi prendere dal panico o dal nervosismo, perché quello ti logora. E poi anche non evitare fratture all'interno del gruppo, rischiando magari di restare nel secondo troncone, perché comunque sembra una cosa banale, sembra anche una stupidaggine, però andare a chiudere un buco di 5-6 metri come quello che si era creato poco fa è comunque un dispendio di energie. Spendi energie. Adesso la velocità, lo si vede da queste immagini, è aumentata, non tantissimo, ma comincia a aumentare, anche perché stiamo entrando quasi negli ultimi 20 giri. E dunque supera adesso la metà gara, perché siamo a 20 giri dalla conclusione. Adesso si va più veloci, si vede proprio a vista d'occhio che si va più veloci, non velocissime, ma insomma. Martina Fidanza, che adesso è ultima, nell'ultima posizione del gruppo con il Messico, che adesso sta facendo il ritmo con la Fuentes Velasco. E la Valente, che è spessissimo davanti, a differenza della nostra Martina Fidanza. Eccola qua, Jennifer Valente, prima posizione per la statunitense, che non va mai oltre la prima metà del gruppo. Esatto, l'ho notato anche quando si alza verso la balaustra per dare il cambio. Comunque non si riaccoda mai nella parte finale del gruppo. 18 giri alla conclusione, sono in corsa da 8 minuti più o meno. Victoire Berthaud per la Francia. Attenzione anche a questa ragazza. Non c'è in pista ancora l'inquadratura intanto per la nostra azzurra, non c'è in pista quella che è stata la regina, possiamo dire, di queste prove negli ultimi stagioni, vale a dire l'olandese Kirsten Wild, Olanda, che adesso è rappresentata invece da Maaike van der Duin. Ancora la Valente davanti che cambia. Siamo a 16 giri dalla conclusione. Attenzione, perché potrebbe esserci da un momento all'altro un cambio di ritmo. Io credo quando arriveremo intorno ai meno 12, meno 11 giri, ecco lì non bisogna farsi sorprendere dietro, no. Perché può essere anche il momento buono per qualche tentativo di attacco, perché non è necessario guadagnare il giro, perché qua non siamo nella corsa a punti per esempio, o nell'americana, che è la corsa a punti a coppia, dove per avere i 20 punti bisogna appunto guadagnare il giro nei confronti del gruppo. Qua basta prendere anche mezzo giro, riuscire a mantenerlo, ed è una cosa che per
4-5 giri si può anche fare. Sì. Dunque, attenzione ai possibili attacchi da ora in poi. 13 giri alla fine. Martina Fidanza ha nuovamente ripreso la ruota della Valente. Valente che ha cambiato prima di lei e subito dopo è stata proprio l'azzurra a dare il cambio. E questo è il gesto, la classica gestualità del giudice che indica la testa della corsa. In questo caso non è difficile, ma in altre discipline lo diventa. La segnalazione diventa molto importante per far capire agli atleti e alle atlete che sono in pista qual è la testa della corsa. Eh sì, per esempio nella corsa punti e ancora di più nella americana, perché dopo pochi istanti di gara in pratica ci sono corridori sparpagliati per tutta la pista e dunque lì il giudice deve essere bravo, attento e preciso nell'indicare agli atleti in pista quali sono al comando. E adesso attenzione a sfilarsi nelle retrovie, perché entriamo negli ultimi 10 giri e Martina Fidanza lo sa, credo che è a ruota della Valente. Eh sì, nelle proprio posizioni. Così, si alza la Valente, si alza anche la nostra azzurra, vediamo un po' perché ora ha perso la statunitense, la Fidanza davanti, ha fatto il ritmo in testa al gruppo, stavolta un po' di più, non per 3 metri, per 10 magari, sì. Insomma sempre e guarda, il giusto. Sì, però adesso attenzione, perché adesso perdersi nelle retrovie potrebbe essere un guaio. 9 giri alla conclusione. Adesso attendiamo chiaramente la fine di questo scratch, prima di fermarci per la pubblicità, perché stiamo entrando nella fase calda. 8 giri alla conclusione ed eccolo qua il cambio di ritmo. C'è il primo tentativo di attacco per l'Austria con la Eberhardt, Verena Eberhardt. E questo imprime una grossa accelerazione quando siamo a 7 giri dalla conclusione. E sono tutte in lunghissima fila indiana adesso. Si rialza adesso l'austriaca, si va ricompattando il gruppo con la Fidanza che adesso ha sulla propria ruota la Valente. E attenzione anche alla Pikulik, perché mi sembra che siano proprio queste tre atlete, Fidanza per l'Italia, Pikulik per la Polonia, Valente per gli Stati Uniti, le tre che potrebbero anche tatticamente condizionare questa prova. È partita l'ungherese, un attimo di incertezza da parte della Fidanza per cercare di capire come comportarsi. Via, via, le giusto, vado dietro, è giusto, e è va. Giusto. Adesso è un bel rischio dal punto di vista tattico, ma è partita la Fidanza con un'azione estremamente rischiosa che però potrebbe essere anche estremamente redditizia. Non la prende più nessuno, Francesco, non la prende più nessuno, gli ha dato un'accelerazione, è impressionante, ha preso quasi mezza pista. È vero, è lunga, ma a 5 giri dalla conclusione l'attacco di Martina Fidanza che ha sfruttato l'azione dell'ungherese. Si perde adesso un po' la regia, ma ha un grande vantaggio Martina Fidanza con 3 giri meno 2 giri e mezzo alla conclusione, e dietro tatticamente sono tutte bloccate. Addirittura potrebbe andare a riprendere il gruppo Martina Fidanza. Se lo riprende, bene, se non lo riprende, benissimo lo stesso, perché adesso per lei pronti alla suono della campana. Che azione da parte di Martina, impressionante, sta volando, ma si è visto subito, si è sbarazzata di tutte le atlete e addirittura quasi guadagna il giro e guadagna la vittoria la Valente. Ed è un trionfo, si muove adesso Jennifer Valente, ma è tardi, tardissimo, perché è il trionfo, il primo trionfo azzurro con Martina Fidanza. Lo avevamo detto, è una ragazza vispa che sa sfruttare le occasioni. Seconda posizione per la Van der Duin in Olanda, terza per la Valente. Ha avuto un attimo di incertezza e poi via via ed è andata verso l'oro. Si è voltata, visto che aveva 10 metri nei confronti di una testa del gruppo che non è stato sorpreso da Martina Fidanza, era semplicemente la più forte, una spanna sopra tutte, e lo dico con grandissimo orgoglio. Il sorriso, ha cominciato a sorridere quando mancava mezzo giro alla conclusione Martina Fidanza. Forse non si è fidata, scusate il gioco di parola con il cognome,
nel momento in cui è partita l'ungherese, lì ha avuto un attimo di incertezza e secondo me lì la segnalazione decisiva è arrivata dal parterre, dai suoi tecnici, perché ormai lì rischiava di essere nella terra di nessuno. Ma mancavano 5 giri. O ti fermi o parti. Sì, e ha deciso di partire. Ha deciso di partire con la condizione che ha dimostrato di avere. Ha ben fatto, perché praticamente ha rischiato quasi di doppiarle tutte. Ripeto, non le ha sorprese. Con quella progressione era una spanna sopra tutte. E parte così il nostro mondiale, subito con una medaglia d'oro, il titolo mondiale per Martina Fidanza, lei che avrebbe anche potuto aspettare lo sprint, perché avrebbe anche potuto provare a giocarsela in volata, e invece con la scaltrezza della veterana ha capito quale poteva essere il momento, e il suo momento è stato lì, a 5 giri dalla conclusione, quando ha rischiato il tutto per tutto. Però a volte bisogna anche rischiare, anche nel ciclismo su pista, per poi andare a raccogliere questi risultati straordinari. Il sorriso anche per la Van der Duin, non c'è più Kirsten Wild, beh, comunque il futuro sembra roseo anche per l'Olanda nello scratch grazie alla Van der Duin. Alla grande sconfitta invece Jennifer Valente, che in questa azione della Fidanza non ci ha assolutamente creduto. Non ci ha assolutamente creduto, ma ripeto, fino allo sfinimento non era facile seguire oggi Martina Fidanza, perché ha impresso una progressione impressionante, e lo dimostra il fatto che al suono della campana era praticamente a 25-30 metri dalla coda del gruppo. L'oro europeo nello scratch nel 2020, e adesso soprattutto è arrivato l'oro mondiale, campionessa del mondo Martina Fidanza. Questa è la sua disciplina, lo scratch, eccolo il momento chiave della prova, il momento in cui è partita la Bozizza per l'Ungheria, e lì ha detto: a questo punto devo rischiare, ed è andata via la nostra Martina Fidanza dietro la reazione tardiva, decisamente tardiva, della Valente, e dunque il finale si è risolto in una passerella trionfale per Martina Fidanza.